parlo del lavoro, vi prego di prestare attenzione perché facciamo delle ultime cose importanti che poi chiedo spesso all'esame, tra l'altro, e queste riguardano appunto l'evapotranspirazione. Cosa abbiamo visto nelle scorse lezioni? Nelle scorse lezioni abbiamo visto che l'evaporazione è il prodotto di tante cose e in particolare l'abbiamo vista da tre punti di vista ben distinti, cioè l'utilizzo dell'equazione di conservazione dell'energia, l'utilizzo dell'equazione di conservazione della quantità di moto e l'utilizzo dell'equazione di conservazione della massa. In effetti eravamo rimasti sorpresi dal fatto che quando siamo andati ad osservare dei fenomeni di traspirazione abbiamo visto che questi erano proporzionali a che cosa? Alla radiazione netta che incideva sul punto. E poi abbiamo fatto anche un commento relativo. Uno dei modi in cui quelle tre equazioni vengono combinate, e questa equazione che andremo a scrivere si chiama equazione combinata di Fermat-Montin, è quello che vi vado a mostrare, cioè si utilizzano almeno due di quelle equazioni con una semplificazione per andare a ottenere un'ulteriore formula dell'evapotraspirazione. E richiede un po' di calcoli, ma non è poi così complicata. Vi devo confessare anche che fino all'ultimo ho sperato di poterla presentare in modo diverso da questa. Questo che vi presento oggi è il modo tradizionale in cui ed è corretto naturalmente, però recentemente un collega ha messo in luce diversa la derivazione di queste equazioni e mi premeva mostrarla. Quindi poi vi faccio questa presentazione, ma appena avrò pronto l'altra vi carico anche l'altra versione che dal mio punto di vista chiarisce meglio alcuni aspetti, però i concetti sono poi sempre quelli. Qual era il punto in cui eravamo arrivati? Il punto in cui eravamo arrivati era che avevamo un'equazione, che vedete in alto, che è l'equazione per il calore sensibile, lo scoppio di calore sensibile. Questo è proporzionale alla densità del vapore per una costante di conducibilità aerodinamica per la capacità termica a pressione costante per unità di volume, per la velocità media orizzontale U e per il prodotto della differenza di temperatura fra la superficie e un punto Z di una certa quota. Invece l'evapotraspirazione, che è quella che a noi interessa, risulta proporzionale sempre che cosa? La stessa densità a questo coefficiente di conducibilità evaporativa per la velocità media del vento, quindi è linearmente proporzionale al vento, per la differenza, in questo caso ho scritto, di umidità specifica fa il punto a quota 0 e a quota Z. Il valore di resistenza qui è dato dalla formula che vedete sotto, da K quadro, la costante di von Karman, e diviso il logaritmo al quadrato di questo rapporto di altezze di cui abbiamo parlato più volte. Noi abbiamo, oltre a queste due equazioni, una è la terza equazione dell'energia, che qui non ho scritto. E quante variabili abbiamo? Beh, se andiamo a vedere quali possono essere le variabili del nostro problema, possiamo pensare che Rho, C, Cp e U le misuriamo in qualche modo, le sappiamo, cioè tutti i coefficienti che stanno davanti. Non è proprio così banale la questione. Io adesso. E le variabili sono H e con T. E le due differenze T di Z0 meno T di Z e Q di Z0 meno Q di Z.
quindi ho quattro incognite in pratica e due equazioni. Una terza equazione è l'equazione dell'energia che scrivo dopo, però quattro equazioni e tre incognite non mi danno una soluzione. Ho bisogno di un'altra equazione per chiudere il sistema. L'idea di Feynman nel 1948 è questa, gli dice, beh, quello che posso fare è l'umidità specifica misurata sulla superficie del suolo, o comunque, qui in ogni caso T con S qui sta per il T della superficie evaporante, non necessariamente suolo, potrebbe essere la superficie di una foglia, ma comunque qualsiasi altra cosa che evapori, la posso pensare, sì, una cosa che qui non risulta, perché in effetti c'è un errore, infatti non ho scritto, è che questo Q di Z con 0 non è una umidità specifica qualsiasi, ma è presa a saturazione, perché si pensa che la superficie, in prossimità della superficie evaporante sia presente dell'acqua, per esempio nei pori del suolo o all'interno degli stomi delle foglie, e quest'acqua sia in equilibrio con una certa tensione di, con una certa pressione di vapore o tensione di vapore. In questo caso quel Q diventa un Q star come è rappresentato qui. Q star però della temperatura di che cosa? Della superficie? Non della temperatura dell'aria, mentre normalmente noi quando affrontiamo questo problema quello che conosciamo possiamo misurare è la temperatura dell'aria, perché non possiamo andare con un termometro piccolissimo all'interno del poro a misurare qual è la temperatura lì. E la temperatura del suolo qui che cosa è uguale? È preso lo sviluppo in serie di Taylor della temperatura dell'umidità specifica in funzione della temperatura dell'aria, quindi è uguale al primo termine che vedete rappresentato qui. Qui evidentemente manca la derivata, questo pezzo qua che va inserito qui, uguale identico, la derivata dell'umidità specifica fatta rispetto alla temperatura, calcolata dove? Per la temperatura dell'aria, per poi la differenza tra la temperatura della superficie meno la temperatura dell'aria. Poi qui ci sarebbero i termini superiori dell'espansione, ma l'ipotesi di Feynman è che si possa usare questa equazione come quarta equazione. Infatti andiamo a guardare che cosa è uguale a questa derivata dell'umidità specifica rispetto alla temperatura. Beh, il fatto che sia l'umidità specifica significa che esiste, che è correlata alla pressione di vapore, e la pressione di vapore per sua costruzione è data da una legge che si chiama legge di Clausius-Clapeyron, in cui la relazione tra temperatura e pressione è univocamente determinata. Io ve l'avevo data in una delle slide all'inizio di questa parte sull'evaporazione. In particolare l'equazione di Clausius-Clapeyron non è data in funzione di Q star, ma è data in funzione di E star, che è la pressione, piuttosto che l'umidità specifica. La relazione tra umidità specifica e pressione si ottiene, l'abbiamo scritta anche all'inizio, si ha che Q star è uguale ad epsilon su P per E, qui manca, e poi la relazione che si ottiene è che qui compare la derivata, questo delta è la derivata di E star sulla temperatura. E la funzione delta è univocamente determinata e ha questa forma qua. In questo momento non ci interessa come questa equazione è stata determinata, ci interessa che noi ce l'abbiamo.
Il risultato dell'espansione di Taylor, quindi, è che noi abbiamo una quanta equazione che dipende da che cosa? Abbiamo una quarta equazione che è qui sotto. Dipende dalla temperatura dell'aria che misuriamo, eventualmente da resistenze che compaiono, e qui ho aggiunto una resistenza dovuta per esempio ai suoli o alla vegetazione, alla resistenza aerodinamica. Ancora della differenza della temperatura del suolo e della temperatura dell'aria, che era una delle variabili che però avevamo già prima, mentre questo termine qua veniamo a conoscerlo. L'effetto risultante è che abbiamo 4, a questo punto abbiamo un'equazione in più che non introduce ulteriori incognite. Quindi abbiamo 4 equazioni in 4 incognite. Le incognite, vi ricordo, sono E con tilde, vapotraspirazione, H, il trasporto di calore latente, la differenza di temperature TS meno T con A e la differenza di pressioni E star meno E di Z o Q star meno. Aggiungiamo un Q star qua, questa è la quarta variabile, questa differenza è la quarta variabile. Adesso, relativamente solo alla parte di evapotraspirazione, mi vado a ricavare, ad utilizzare questa nuova conoscenza, cioè del fatto che ho un sistema di quattro equazioni in quattro incognite, per calcolarmi l'evapotraspirazione. In particolare, questa è la forma dell'evaporazione, dove al posto di Q star ho sostituito l'espansione in serie di Taylor. Non ho fatto altro che prendere il termine e metterlo dentro nell'espressione dell'evaporazione. A questo punto metto in gioco il trasporto di calore sensibile. Il trasporto di calore sensibile è Rho Cp. Prima equazione che avevo già scritto, di solito l'ho scritto 1 su RA, lo scrivo come C, ma qui l'ho scritto come 1 su RA, come una resistenza, invece che come secondo un approccio, uno dei due approcci classici, per T con S meno T con A. H ce l'ho anche dall'equazione dell'energia. L'equazione dell'energia che qui è presa in condizioni stazionarie. Se vi ricordate la lezione sull'energia, avevamo ricavato questa forma per l'equazione dell'energia. In particolare, quello che c'è è che la radiazione, l'unico input è la radiazione netta, l'unico input è la radiazione netta, le uscite sono il calore sensibile, se pensiamo al suolo, il flusso di calore verso il basso, al di fuori del nostro volume di controllo, e l'ultimo termine in cui compare l'evapotraspirazione moltiplicata però per il calore latente di vaporizzazione o l'entalpia di vaporizzazione. Quindi questo non è un nome, ma lambda è proprio una costante che ha un suo significato. Come posso usare queste due equazioni? Beh, posso in pratica sostituire questo pezzo di equazione che sta sotto al posto di H e ricavarmi T con S meno T con A in funzione di tutte le altre componenti e poi andarlo a sostituire dentro qui. Nel fare questa sostituzione vado anche a fare alcune definizioni. Definisco anche un gamma, una variabile che è la pressione per il calore specifico per l'unità di volume di
diviso epsilon, che è in questo caso pari a 0,622, il rapporto tra le costanti dei gas e dell'aria umida e dell'aria secca, e lambda, che è il calore latente di vaporizzazione, lo chiamo costante psicrometrica. Definisco anche una nuova quantità che chiamo delta Q con A, che è la differenza tra Q stabile di con A e Q con A, dove il primo termine è la tensione di vapore in relazione alla temperatura dell'aria, non alla temperatura del suolo. E il secondo termine invece è l'umidità specifica nell'aria, che è quella che è, dipende dalla storia dinamica del volume di aria che sto considerando. Se faccio tutte queste sostituzioni, il mio valore di ET diviene quello che vedete rappresentato qui, Rho diviso 1 più RA più RG, per il delta Q con A, e poi qui compaiono un sacco di termini, ma la sostituzione è banale, quindi l'evapotraspirazione diventa a questo punto funzione di che cosa? Della densità che io so come calcolare, di questi valori di resistenza di cui RA so come calcolarlo, R con G per il momento non so ancora come calcolarlo, ma ci posso fare qualche pensiero su come calcolarlo in seguito. Questa delta Q con A, che è pari, vi ho detto poco fa, a che cosa? La differenza tra l'umidità specifica a saturazione per la temperatura dell'aria meno l'umidità dell'aria presente. Ecco che mi ammazzo, così finisco veramente di fare le lezioni. Comunque delta Q con A, di delta Q con A, che cosa, il Q star di T con A noi lo conosciamo se conosciamo la temperatura dell'aria, perché la legge di Clausius-Capello può essere usata per ottenere il Q star di T con A. Quello che non conosciamo dal delta Q con A è l'umidità specifica dell'aria, che è una cosa che noi invece dobbiamo misurare o dobbiamo pensare come misurata. Anzi, mi correggo, non dobbiamo pensare come misurata, però perché dall'equazione analoga che in realtà stiamo utilizzando ce la possiamo scavare. Tutti questi termini qua sono noti, la radiazione è un termine che possiamo stimare con un altro modello, per esempio i modelli di radiazione che noi abbiamo, che voi avete imparato ad usare. Questo G in teoria sarebbe descritto dalla legge di Fourier, di come si trasporta il calore per conduzione al di fuori del nostro volume di controllo. Per molte applicazioni questo G si pone uguale a zero, e quindi non sapendo come altro fare. Mentre questo lambda e T compare, quindi e T compare anche al secondo membro. Quello che possiamo fare, questa è un'equazione di nuovo lineare, lambda e T lo possiamo raccogliere da questa parte, e il fattore comune che viene raccolto è questo che compare tra parentesi. Dopo ciascuno di voi dovrà rifarsi un po' i conti per conto suo per capire come le sostituzioni. È chiaro che tutti questi elementi sono, bisogna ricordarseli, tutti questi elementi sono elementi banali perché si tratta di un sistema lineare, però visti così si perde nei coefficienti, nella definizione dei coefficienti, è ovvio. Voi dovete intanto incamerare il procedimento generale e poi verificare queste sostituzioni. A questo punto che cosa? Ci possiamo ricavare ET dividendo il secondo membro per quanto compare tra le due parentesi. E la relazione che otteniamo è questa, che è appunto l'equazione che è chiamata di Penman-Montini. Viene chiamata di Penman perché Penman la derivò senza questo termine di resistenza.
Poi un suo allievo, Bautista, raggiunse questo termine, diventò famoso e disse: ma alla fine dei conti la mia carriera è stata facile, ho aggiunto semplicemente il termine all'equazione di un altro. E come si scrive e come si interpreta questa equazione? Beh, la si interpreta meglio se la si scrive in questo modo qua, cioè si separano i due termini. Al di là di alcune semplificazioni che sono state fatte, per esempio nel bilancio di energia, per derivare questa equazione, che la poi resa non un'equazione differenziale come sarebbe stata in origine, ma un'equazione algebrica in cui addirittura un'equazione lineare che poi abbiamo risolto, pone in evidenza quali sono alcuni degli elementi importanti nella produzione dell'evaporazione. In particolare questo primo termine, che cos'è? È la radiazione lenta meno il flusso di calore verso il centro della Terra. Quella lì è la forzante energetica del sistema. L'evapotranspirazione ha bisogno che ci sia la produzione di che ci sia qualcuno che produce dell'energia e che quindi muove l'evapotranspirazione. Poi c'è questo termine che chiamerei la domanda atmosferica. La evaporazione avviene solo se c'è una differenza di contenuto di umidità tra il punto evaporante e l'atmosfera che gli sta sopra. Questo era già evidente nell'equazione di Dalton, ma qui è evidente anche qui. Poi cosa compare in questa equazione? Compaiono questi termini Rg ed Ra. Ra sappiamo essere la resistenza aerodinamica, l'inverso della conducibilità aerodinamica che avevamo introdotto anche prima. Rg invece è una resistenza propria della superficie che va calcolata e determinata in altri modi e in modi differenti se questa superficie è una foglia oppure è il suolo. Più grande è questo termine, più piccola è l'evaporazione. In particolare, vi ricordate, noi abbiamo parlato anche di evaporazione potenziale. L'evaporazione potenziale, da questo punto di vista, dal punto di vista dell'equazione di Feynman-Mautier, è quella in cui il termine Rg uguale a zero. E quindi questa è anche una formula buona per stabilire che cos'è l'evaporazione potenziale. Questo termine dipende solo dalla disponibilità di energia. Questo termine dipende dal deficit di saturazione rispetto all'atmosfera. Tutti i termini, queste slide che compaiono sotto vanno a descrivere i singoli termini. Tutti i termini che compaiono sono praticamente noti. Beh, delta è derivato dalla legge di Clausius-Capredo, dipende solo dalla temperatura dell'aria. Gamma è nota se è nota la pressione atmosferica e se sono note le proprietà dell'acqua, in particolare gamma, la costante psicrometrica, dipende dal calore specifico a pressione costante. Delta Q è nota se è nota la temperatura dell'aria e l'umidità dell'aria. Poi c'è il problema delle resistenze. La resistenza qui è scritta Rg, potrebbe essere scritta Rv. Un'idea su come si calcolano le resistenze nel caso della vegetazione ve l'avevo data la volta scorsa andando a mostrarvi quei termini che dipendevano, se vi ricordate, dall'IFARE index, dall'indice. Il termine della resistenza G, vi avevo detto, la resistenza G di solito non si calcola così, si calcola in un modo diverso, tagliando linearmente con ogni coefficiente che viene posto qui davanti, tagliando linearmente l'evaporazione in funzione del contenuto d'acqua del suolo. Questa equazione è stata
diciamo, resa popolare in un lavoro del, di Allen del 1988, in cui la FAO ha adattato questa equazione introducendo un certo cambiando un po' i coefficienti. Beh, cambiando poi i coefficienti e dando dei valori, dei coefficienti standard che dovrebbero essere qua, sì. E per dire quota di tutto il mondo, quant'è l'evaporazione prodotta, tipica prodotta da una certa cultura, in modo semplice. Allora vedete qui, questa frazione qua, delta diviso delta più gamma, è nota dalle proprietà, dalla temperatura, dalle proprietà termodinamiche dell'aria. Poi il termine di evaporazione legato alla domanda atmosferica è moltiplicato per un coefficiente a cui è assegnato un valore in dipendenza dalla temperatura della, non dalla temperatura, dalla velocità del vento misurata a 2 metri. Quindi il buon contadino in un qualsiasi posto del mondo va, mette un misuratore di vento a 2 metri di altezza, lo inserisce in questa formula e ottiene una stima della, dell'evaporazione. C'è anche un coefficiente C davanti, per cui vengono date delle tabelle. Nel momento in cui ve l'avevo già detto, in cui vengono, vengono cancellate le resistenze, in particolare del suolo o della vegetazione, si ottiene un'espressione per la potential evapotranspiration, cioè l'evapotranspirazione potenziale, quella massima legata alle condizioni meteorologiche che ci sono in quel momento nella nel luogo in cui andiamo a calcolare l'evaporazione. Un altro termine che compare spesso è il rapporto tra evaporazione potenziale ed evaporazione effettiva. In questo caso l'evaporazione effettiva è quella con le resistenze, l'evaporazione potenziale è quella, con le, è quella senza le resistenze, e il rapporto fra i due elementi è semplicemente dato da, da questi fattori che vedete rappresentati qui. Un'altra cosa che compare spesso in letteratura, magari che si sente soprattutto quando si parla di meteorologia, è la Bowen ratio. La Bowen ratio è il rapporto tra calore sensibile e calore latente, e questo risulta funzionale alla costante psicrometrica, diviso il rapporto tra le temperature e il rapporto delle, delle pressioni. Oltre alla semplificazione dovuta alla FAO delle equazioni di Pema-Montif, c'è una semplificazione ulteriore che dice ma in fondo la domanda evaporativa delle equazioni di Pema-Montif, che è questo termine, il secondo termine, lo potremmo trascurare o comunque pensare proporzionale al termine prodotto dalla radiazione Rn-G. E in questo caso si ottiene, se lo pensiamo proporzionale al primo termine, otteniamo questa formula dove compare questa costante di proporzionalità, alfa. Il modello in questo caso si chiama modello di Priestley-Taylor ed è un lavoro del 1978, 40 anni fa. Ed è in verità una formula molto usata. Questo valore di parametro alfa mediamente è 1.26. Però in realtà se si vanno poi a fare le misure per bene vale da 0,6 a 2.4, quindi in verità anche questo tipo di formulazione
dei problemi. Però diciamo che questa formulazione è molto comoda perché nella sostanza qui per calcolare l'evaporazione dobbiamo solo determinare l'alfa e calcolare la radiazione, tutte cose che sappiamo fare benissimo. E del resto questa formula pone molto in evidenza quello che vedevamo la volta scorsa quando abbiamo visto la traspirazione, cioè che la radiazione comanda la forma dell'evaporazione giornaliera. Come per tutte le altre cose che vi ho presentato in questo corso, anche sull'evapotraspirazione ci sono dei moduli per calcolare sia l'evaporazione di Pemba Montiz sia l'evaporazione di Chrissy Taylor. Funzionano esattamente come gli altri, la documentazione è uguale agli altri. Adesso voi dovreste avere più o meno assimilato il metodo e le funzionalità. Non, su questo tema naturalmente non facciamo una parte di esercitazione perché non c'è tempo, non c'è spazio, no? Già così qua arriviamo un po' corti, però sapere che questa cosa c'è vi può tornare utile in seguito e con un minimo sforzo potete acquisire le conoscenze e se venite a chiederci, se vi servisse venite a chiederci, noi vi diamo le informazioni che ci mancano, ma molte le potete reperire allo stesso modo in cui avete reperito le informazioni sul kriging, in cui avete reperito le informazioni sull'infiltrazione e anche tutte le altre che vi abbiamo dato. Niente, io ho finito.